Bella a tutti raga, qua Fabio e sono su Formula 1 2013. Questo è il mio primo video che su Formula 1 2013 che ho comprato oggi 4 ottobre. E vi volevo dire che io ho fatto, cioè questa è la mia prima gara. Ho fatto solo il test per giovani piloti, infatti nella carriera devo ancora, ho fatto solo questo, devo ancora scegliere la vettura. Allora andiamo, F1 Classic, questo qua, Gran Premio, vedete raga, le macchine vecchie. Nella Ferrari c'è Schumacher e Gerhard Berger. Aspetta, ma più che altro Alan Prost, ma qua chi c'è? Fittipaldi, Mella William, Nigel Mansell, Damon Hill. Ah, io ragazzi non ho la Classic Edition perché non sono riuscita a prenotarla, era esaurita. Ma comprerò DLC sicuramente perché lo voglio subito. Ragazzi, farò subito una gara a srogo. Sapete già che macchina prenderò, ovviamente. E anche il pilota che prenderò. Ovviamente. 3 giri, 5, 25, 50, 100. Ok, 3 giri ragazzi perché un passione meteo. Difficoltà, no, no. La trazione ragazzi l'ho trovata diversa, ho qualche problema con la trazione. Realistici, simulazione danni completi, esperto, flashback ragazzi li metto non si sa mai, dinamico, sereno, solo gara. Ah, posso, no, posso gareggiare anche sui circuiti, quelli delle macchine vecchie, boh, bella. Però non gareggio su quelli recenti di quest'anno, su Monza, che è il mio circuito preferito. Una vera ragazzi, non ho mai fatto una gara qua, ho fatto solo il test per giovani piloti, quindi non so com'è. È figo anche come entra già dentro la vettura il pilota, guardate adesso, troppo figo ragazzi, hanno fatto davvero un capolavoro secondo me. Speriamo che nell'online abbiano modificato queste cose delle penalità, che danno penalità così alla cazzo. Vabbè, questo è un particolare per chi gioca online. Io mi faccio più la carriera che giocare online, quindi cioè vabbè, preferisco che lo modifichi. Guardate qua intanto Hamilton che entra dentro la macchina, troppo figo ragazzi. Le cinture e il volante, che ragazzi stupendo, stupendo. Sono dentro la macchina. Allora, setup non lo faccio perché tanto sono 3 giri, che cazzo lo metto. Metto questo, lo metto qua, così scendo in pista. Ah, non ho visto le gomme, vabbè. Non fa niente. Parte in polo ovviamente Fernando Alonso. Rosberg secondo, grande. Io quinto. Bellissima ragazzi la macchina. Lewis Hamilton, figli di puttana, no, no, Hamilton grande, supera tutti e due. Ma guarda che sto stronzo. Cosa?
Cosa? Rendere ridotta per un po'. Ah, ma vaffanculo, va. Ragazzi, stavo rientrando. Che cazzo vogliono questi mongoloidi? Ancora! Cosa dove c'è scritto i chilometri? Sembra quella di Formula 1 2011. In volata con massa, attenzione, no, perso contro di massa, non ci credo. Mi ha superato, no, ce l'abbiamo finito uguale, l'ha messo per primo lui, ma dai, ma vaffanculo, perché ha fatto mi sa il giro più veloce. Tanto ha vinto il nostro compagno di scuderia, Nico Rosberg. Che dire, questo gioco è davvero stupendo, ragazzi. Per gli amanti di Formula 1 ve lo consiglio, perché, cioè, per me è il mio sport preferito, quindi lo compro ogni anno perché, come ho detto, è il mio sport preferito e quindi deve stare dentro la mia console questo gioco davvero stupendo. Anche se a me piaceva un botto anche... Mi piaceva anche un botto 2010, cioè mi piace ancora il 2010, infatti delle volte ci gioco ancora. Boh ragazzi,
che dirvi, con questo è tutto. Intanto scelgo la, faccio vedere, ragazzi, ho sbloccato solo 3 team perché degli altri nessuna offerta. Ah, può arrivare fino alla Lotus, ragazzi, c'è Lotus, Sauberg, Williams, Force India, Toro Rosso, Caterham e Marussia. Io fra queste 3 vado alla Toro Rosso. Ho sbloccato solo queste 3 perché tanto poi gli altri 3 cioè non c'è gusto giocare già con la Lotus al primo anno. È bello iniziare con le scuderie più basse perché almeno fai conoscenza, poi ti piano piano vai nelle scuderie più forti. Questo qua è già più bello. Niente, per questo video è tutto. Aspettate, sto ancora un po' finché carica. Vediamo. Benvenuto all'inizio della tua carriera in Formula 1. Diamo un'occhiata alle opzioni disponibili. Questo è il menu centrale. Spostandoti nel menu, lo schermo si aggiornerà automaticamente. Appariranno delle icone sulle opzioni che contengono aggiornamenti. Il servizio email ti fornisce informazioni cruciali nel corso del campionato, quindi è importante leggere regolarmente le email ricevute. In cima allo schermo trovi il calendario delle gare. Noterai che alcune gare sono contrassegnate da icone che indicano che accadrà qualcosa di speciale in quel weekend. Seleziona un circuito nel calendario e premi per ottenere ulteriori informazioni per accedere alla guida del circuito. Verso la fine del campionato potresti ricevere offerte da alcune scuderie in base alle tue prestazioni in gara. Assicurati di fare del tuo meglio in ogni gara per conquistare un posto in una scuderia prestigiosa nel prossimo campionato. Queste sono le funzionalità più importanti del centro carriera. Dai un'occhiata alle varie opzioni prima di scendere in pista. Ok ragazzi, le email intanto... No, porca puttana, sono sceso in pista. Vabbè ragazzi, con questo tutto vi lascio a questo video. Scusate, volevo dirvi, scusate se non ho messo altri video, ma non sono riuscito ad aver tempo. Comunque adesso caricherò altri video su magari GTA Online, quando funzionerà, perché a me non mi salva mai i personaggi, vabbè. Chiariero di vetto. Ha battuto Ferdinand. Di cui Sebastian Vettel ha battuto Ferdinando Alonso. Fernando. Vabbè. Niente. Per oggi è tutto. Bella, ragazzi.